Tra pochi istanti andrà in onda una nuova puntata di Grand Prix, la rubrica di motori a cura di Oscar Orefici e condotta da Andrea De Adamic. La trasmissione si aprirà con vari servizi sul Gran Premio d'Europa ed è la prima volta che il circuito inglese di Donington ospita un Gran Premio di Formula 1. Durante questo programma vi sarà anche uno spazio dedicato al campionato del mondo di motociclismo con i servizi sulle prime due gare svolte in Australia e in Malesia. Il collegamento con il circuito di Donington inizierà alle 14.30 con Formula 1 Start e a partire dalle 15 in diretta dall'Inghilterra potremo seguire l'intero Gran Premio d'Europa di Formula 1. Vi ricordo inoltre che questa sera alle 20.30 trasmetteremo il divertente film Lo strizzacervelli con Walter Matthau. Buon proseguimento ora con il Grand Prix. Grand Prix, in collaborazione con Spyball, sicurezza e affidabilità nei sistemi d'allarme per auto e moto. Pirelli, che ti invita a giocare e vincere in sicurezza con Golden Gate. Pirelli, se vuoi guidare, guida davvero. Buona giornata a tutti voi, buona Pasqua, ma è una buona giornata per modo di dire perché lo vedete qui a Donington, Gran Premio d'Europa, a 2 ore circa dalla partenza del Gran Premio, veramente un tempo infernale, un warm up questa mattina in condizioni ai limiti della visibilità e della sicurezza, ne abbiamo viste di tutti i colori, ma in queste condizioni, anche se in un'ora il tempo può cambiare, può migliorare, in 2 ore ancora di più, certamente vedremo una gara bagnata, una gara umida, con le doti di coraggio, di grinta, anche di sensibilità dei piloti che possono prevaricare quelle che sono le doti tecnologiche delle macchine. Certo, le macchine migliori restano tali, però la grinta di un pilota, soprattutto in fase di sorpasso qui a Donington, è difficilissimo superare sull'asciutto, figuriamoci sul bagnato, ecco, potranno dare veramente dei risultati imprevedibili. Vediamo il warm-up, in ogni caso, già abbastanza interessante. Hill, più veloce di tutti, 1.29.2, lento il tempo. Lehto, secondo, 30.05. Senna solo terzo, 32. Andretti, stesso tempo di Senna. Aglio, Schumacher, Barrichello settimo. Alesi ottavo, 1.31.7. Herber nono, Zanardi decimo e seguito da Prost solo undicesimo, 1.32.9 per il francese molto prudente. De Cesaris, gli altri italiani, 14esimo, Alboreto 15esimo, Berger solo 18esimo, 1.34.7, poi Patrese, ma ha avuto dei problemi in pista, 23esimo, 1.44.1, Barbazza 24esimo, 1.47.6. Un gran premio, lo sottolineo, tutto da vedere, sarà una gara molto dura per tutti, ci saranno i primi giri veramente combattivi per guadagnare delle posizioni rischiando, ci sarà tanto coraggio che i piloti dovranno tirare fuori. Saremo insieme alla fine del Gran Premio qui da Donington e parleremo durante questa puntata di Gran Prix al solito dei nostri sponsor tradizionali Spyball e Pirelli, ma adesso andiamo dai servizi di Guido Schittone sui protagonisti di queste 2 giornate di prove del Gran Premio d'Europa. Donington, ovvero il luogo deputato per una grande corsa. È vero, Alain Prost e Damon Hill sembrano godere di un certo vantaggio tecnico nei confronti della concorrenza, ma non bisogna sottovalutare che alle loro spalle hanno gente come Michael Schumacher ed Ayrton Senna e se davvero dovesse piovere ne vedremo delle belle. Il vantaggio delle Williams si chiama trazione. Il 10 cilindri della Renault, più progressivo dell'8 cilindri Ford, permette ai due alfieri del team campione del mondo di gestire meglio il comportamento della monoposto in uscita di curva. Anche se sentire sul collo il fiato di Michael Schumacher e Ayrton Senna potrebbe creare dei problemi. Ne ha avuti in prova Alain Prost, che nel turno bagnato, quello disputato il venerdì, non ha potuto fare meglio della terza posizione, per poi riscattarsi a modo suo nella sessione asciutta del sabato. Ma sul bagnato ieri ho fatto delle prove molto, molto calma, anche avevo un piccolo problema con il cambio, mi sono detto che è meglio di non spingere troppo, ma durante la sessione avevo il mio tempo e Senna anche Damon ha battuto il tempo solamente perché ha fatto più giri di me, pensavo che oggi se era bagnato io andavo per fare la pole position anche sul bagnato.
Alla 23esima pole position della carriera, seconda consecutiva in questo mondiale, il pilota francese scatta quindi con i favori del pronostico. Damon Hill non pare in grado di impensierirlo realmente. Gli ordini di scuderia, d'altronde, sono chiari. Tra i due, chi deve vincere è proprio il professore. Ma attenzione, Donington è da sempre terreno deputato per le sorprese. Michael Schumacher, alla vigilia dell'appuntamento, confidava nella competitività della nuova Benetton. Lo ha dimostrato in qualifica, quando, senza eccessivi problemi, si è messo dietro la McLaren di Ayrton Senna, conquistando la posizione al palo della seconda fila. Tecnologicamente molto avanzata, dotata di tutte le più sofisticate apparecchiature elettroniche, la Benetton pare possedere ampi margini di miglioramento. Ayrton Senna, quindi, è avvertito. Il brasiliano, sull'asfalto bagnato, era stato eccezionale come al solito. Ma sabato qualcosa non ha funzionato a dovere nell'assetto della sua monoposto. Lui stesso, per centrare il quarto tempo, ha dovuto snaturare le sue qualità di guida, mostrando una lunga teoria di controsterzi. Segno che la MP4-8 non era perfettamente a posto nell'assetto. Loro hanno una macchina nuova, di sicuro sarà migliore di quella vecchia. Quanto è difficile dire. Quello che riguarda noi, su bagnato eravamo in grado di fare qualcosa di molto meglio, sull'asciutto invece non è stato possibile. Le prove di Donington hanno quindi confermato che la Williams ha ancora un buon margine sulle rivali, ma se pioverà i ruoli potrebbero ribaltarsi. Lo sa anche Prost, quei due alle sue spalle, Schumacher e Senna, non gli renderanno la vita tranquilla. Aveva illuso un po' tutti la Ferrari con la terza posizione di Berger ottenuta nelle prove di giovedì, ma poi, col passare del tempo, i sogni si sono sgonfiati e per gli uomini del cavallino c'è stato un brusco ritorno alla realtà. Questa volta la colpa non è stata unicamente delle sospensioni attive, ma anche di tanti piccoli problemi che hanno impedito a Jean e a Gerhard di ottenere prestazioni migliori, pur se il distacco da Benetton e McLaren è accettabile. L'ottavo posto di Berger ed il nono di Alesi, comunque, penalizzano molto i due ferraristi, attesi da una gara difficile su una pista in cui sorpassare è un'impresa quasi disperata. A spiegare i problemi incontrati è un Berger sempre più a suo agio con la lingua italiana. Questa mattina ho un grande problema ancora. Un stop dopo 3-4 CRM che è un'impossibile macchina impossibile. Adesso solo 8 decimi differenza Schumacher, Senna e Ferrari. In prima gara 2,5 secondi. It's più buono adesso. Ma per la prossima gara possibile ancora più buono. Per la prima volta quest'anno Alesi è stato più lento del compagno di squadra. Ma Jean non se la prende, in quanto vittima di un'insolita disavventura. Mi sono bloccato il piede tra l'acceleratore e il freno. E dunque ho fatto la curva senza frenare. Purtroppo c'è da frenare. E la macchina come andava? Ma la macchina andava bene perché col secondo set, il primo giro di lancio, ho fatto quasi lo stesso tempo che avevi fatto prima. Dunque la modifica che avevamo fatto è andata sul buono. Ma l'unica cosa è che con quel problema chiaramente non ho potuto migliorare. Le sempre ottime prestazioni della Sauber, invece, non sorprendono più nessuno. Piazzare le due vetture nei primi posti è diventata per loro una piacevole abitudine. Wendlinger quinto e Leto settimo lavorano splendidamente insieme e i risultati si vedono. Un altro pilota che corsa dopo corsa conferma di essere molto più di una promessa è Rubens Barrichello. Il dodicesimo tempo avrebbe soddisfatto molti piloti, ma non lui, che confessa di aver commesso troppi piccoli errori nel suo giro buono. Il suo nuovo compagno Butzen è apparso invece ancora un po' arrugginito e chiede solo ancora un po' di tempo prima di essere giudicato. Molto buono anche il risultato delle Minardi, con Fittipaldi sedicesimo e Barbazza ventesimo, mentre si fa difficile la situazione della Scuderia Italia, che ha in Badoer l'unico pilota non qualificato. La colpa è della Lola, che ha fornito una monoposto troppo ingombrante e poco competitiva, ed è per questo che da Brescia annunceranno presto l'ingaggio di Sergio Rinland, ingegnere molto capace ed in grado di approntare in tempi brevi un nuovo telaio. Spyball. Sicurezza e affidabilità nei sistemi d'allarme per auto e moto. Pirelli. Se vuoi guidare, guida davvero. Tra poco,
Grand Prix ricorda Jim Clark a 25 anni dalla sua scomparsa. Mancano 42 giorni al Giro d'Italia e 42 anni fa Fiorenzo Magni si prende una rivincita dopo le polemiche del Giro del 48 e le accuse di Coppi. Fausto non va. Magni invece è in stato di grazia. Il Giro del 51 è suo e per Fiorenzo, che ha 30 anni, stavolta arrivano solo applausi. La leggenda rosa si tinge d'azzurro. Il Giro d'Italia è su Italia 1. Ciao, qui Linea Milan, il telefono che ti aggiorna sulle ultimissime da Milanello, sulla formazione più probabile per il campionato e le coppe, sulle trasferte e su tutto quello che vuoi sapere sul tuo Milan. Finalmente Linea Milan, un numero di telefono sempre solo per te, tifoso rossonero. Lo meriti. Valevole solo per il distretto di Milano a 952 lire al minuto più IVA. Questo è un servizio Audio 5. Da Inese Sydney. Completo giacca, pantaloni e guanti, sicurezza, versatilità e l'impermeabilità del Gore-Tex. Dai Inese, io non me ne separo mai, proprio mai. Queste due auto, la blu è equipaggiata con nuovi ammortizzatori Monroe, mentre la rossa monta ammortizzatori scarichi. Ad ogni dosso le ruote perdono il contatto con l'asfalto e l'auto diventa incontrollabile. L'auto blu invece resta incollata alla strada, garantendo una guida molto più sicura. Ammortizzatori Monroe, incollatevi alla strada. Patrick de Gaillardon, base jumper. Un impressionante volo tra le rocce. Sector, no limits. La ricerca Kuwait è una sfida che non si ferma mai. Anticipa l'evoluzione dei motori con un lubrificante sintetico di qualità superiore. Kuwait Top Formula per motori a benzina, catalizzati e turbo è sempre l'ideale in ogni condizione. Dall'alto della tecnologia Kuwait, Kuwait Oils, una nuova generazione di lubrificanti. Quanto costa vedere 19 ore al giorno di sport, più di 2000 ore di diretta all'anno, seguire in esclusiva tennis, box, moto mondiale, calcio internazionale, pallavolo, sport americani? Costa solo 1200 lire al giorno, l'abbonamento a Telepiù. E ricevi a casa lo sport di Telepiù 2 e 24 ore di cinema su Telepiù 1. Abbonati nei negozi di TV e Hi-Fi che espongono il nostro marchio o telefonando allo 02 70 13. Attenti a Blackstreet. Sono già passati 25 anni da quel tragico 7 aprile 1967 in cui Jim Clark perse la vita sulla pista di Hockenheim in seguito ad un incidente dalle cause rimaste misteriose. 25 anni, un quarto di secolo, un'eternità. Eppure il ricordo che ha lasciato in chi lo ha visto correre è ancora vivissimo, a testimonianza di un valore indiscutibile che va ben al di là dei numerosissimi successi conquistati. Sono in molti ad indicarlo come il migliore, il più grande di tutti i tempi, un talento naturale capace di realizzare imprese impossibili per qualsiasi altro pilota. In 9 stagioni di Formula 1 ha stabilito record che sono rimasti imbattuti per decenni, come quello delle pole positions, 33, superato da Ayrton Senna soltanto nel 1989.
Colin Chapman lo ha sempre trattato quasi come un figlio, progettando monoposto che sembravano fatte su misura per lui, e Jim lo ha ripagato dando sempre il massimo di se stesso e non tradendo mai la Lotus. Una delle sue vittorie più belle è stata sicuramente quella nella 500 miglia di Indianapolis del 1965, dove sbaragliò contro ogni pronostico la concorrenza americana. Sono stati trionfi come questo a far sì che anche i campioni di oggi abbiano di lui una stima immensa. Purtroppo non ho avuto l'opportunità di vederlo correre. Ho letto su di lui, ho ascoltato tanta gente che ancora oggi guarda i Gran Premi e lo ha visto correre, l'hanno conosciuto e sicuro è stato uno dei più grandi dell'automobilismo, soprattutto per la sua umiltà, il suo modo di comportarsi, il suo coraggio in pista. Era veramente un corridore. Non l'ho mai visto su un circuito, l'ho visto molte volte nella televisione. Ripresenta uno dei più grandi da sicuro, ma anche con molti altri piloti, come Graham Hill, come Jackie Stewart, tutta questa generazione di piloti che sembrava anche tutti gentlemen. Era un po' diverso. Il mito di Jim Clark rivive nelle imprese della Lotus di oggi, una squadra che purtroppo non sembra in grado di ripetere le gesta di un tempo, ma che nutre verso lo scozzese eterna riconoscenza, tanto da esibire un significativo adesivo ricordo di fianco ai nomi dei suoi piloti. Jim Clark ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della Lotus, insieme a Colin Chapman. Ha conquistato 2 titoli mondiali, 25 Gran Premi, la 500 miglia di Indianapolis, ma più di tutto è stato un vero gentiluomo e un pilota corretto. Per me, il migliore. Ma il parere più autorevole su Clark è sicuramente quello di Juan Manuel Fangio, una persona al di sopra di ogni sospetto e la cui competenza in fatto di corse e di campioni non può essere messa in discussione. Il pilota che io ho visto e per me è stato il miglior pilota che ho conosciuto e visto correre. Lei girava in una pista, dava l'impressione che andava piano e sempre il miglior tempo. Un peccato che sia un ragazzo di quel tipo. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne. Per 30 anni è stato il punto di riferimento della Mercedes sui campi di gara e sotto la sua direzione la casa tedesca ha colto successi a ripetizione sia prima che dopo la guerra. Inconfondibile con la sua bandiera in mano, Alfred Neubauer è stato in pratica il primo vero direttore sportivo nelle corse automobilistiche. Oggi la stella a 3 punte risplende sulle nere monoposto della Sauber e a dirigere le operazioni nei box non c'è più un uomo dall'aspetto austero e imponente, ma una giovane donna carina e sempre sorridente. Si chiama Carmen Ziegler ed è il team manager della squadra svizzero-tedesca. Lei, di paragoni con il suo illustre predecessore, non vuole neanche sentirne parlare. La sua è una presenza piacevole, ma indubbiamente insolita in un ambiente caratterizzato dalla specializzazione più esasperata. In un primo tempo molti erano convinti che lei avesse solo compiti secondari, mentre il suo ruolo è di una certa responsabilità. I'm the team manager. Io sono il team manager, curo l'organizzazione generale, mi occupo dei rapporti con la FOCA e con la FISA e di tutto ciò che riguarda i piloti e anche altre cose. Sei stata coinvolta anche nella scelta dei piloti? Sì, quando sono stati scelti i piloti hanno voluto anche il mio parere. Conoscevo già Carl Wendlinger, che correva con noi nel campionato mondiale prototipi. Quindi su di lui non c'erano problemi, ma anche sulla scelta di J.J. Leto. Mi sono trovata completamente d'accordo. Io ho incominciato a lavorare nel mondo delle auto, occupandomi del settore marketing della Mercedes, alcuni anni fa. E come sei arrivata ad occupare il ruolo di team manager alla Sauber in Formula 1? È stata una richiesta di Peter Sauber.
Quando eri una ragazzina, sognavi già di lavorare un giorno in Formula 1? No, assolutamente. Non avrei mai pensato di lavorare nelle corse. È successo tutto per caso e quasi all'improvviso, ma è un lavoro che mi piace. Come sono i tuoi rapporti con i piloti e con gli altri team manager? Ci sono state solo due corse finora, ma per quanto riguarda i rapporti con i nostri piloti non ci sono assolutamente problemi. Ma sono rimasta colpita anche da tutti gli altri team manager che lavorano in Formula 1. Si sono dimostrati dei veri signori. Tutti mi hanno dato dei consigli e mi hanno aiutato. Ma per te questo è un lavoro come un altro o è una passione? All'inizio era solo un lavoro, ma poco per volta mi sono appassionata per quello che facevo e ora ne sono conquistata. È il momento a Donington della nuova Benetton, la B193, Flavio Briatore. Una nuova macchina, una evoluzione avanzata della precedente? È una nuova macchina, sicuramente c'è una base della cultura Benetton in questa macchina qui, però anche se non sembra dallo chassis, dall'estetica, a occhio non si possono vedere le differenze, ma è completamente nuova dentro e completamente nuova nell'aerodinamica. Se voi vedete queste paratie che sono state messe vicino allo chassis, queste servono per dare più grip, più downforce alla macchina, cioè hanno il potere di tenere la macchina schiacciata più sull'asfalto, e noi avendo anche problemi di potenza del motore dovremmo utilizzare al massimo l'aerodinamica. E sospensioni attive, cambio automatico, evoluzione quindi della tecnologia e dell'elettronica. Sicuramente, siamo in questo game per adesso, dobbiamo giocare anche noi. Questa macchina è stata creata per le sospensioni attive, mentre l'altra era in una fase transitoria in cui abbiamo fatto delle piccole modifiche dello chassis. Questa è stata creata per le sospensioni attive e per il cambio. Nonostante vedi questa bolla qui, che era per la mano del pilota prima, l'abbiamo lasciato perché non avevamo tempo a fare lo chassis nuovo. La copertura del motore si è abbassata leggermente, più allungata verso il basso, l'attacco delle sospensioni sono diverse, sono più vicino al pilota. Ecco, aspettative di questa macchina a breve, visto che il diretto avversario Williams Renault da una parte, McLaren, ecco, che quali sono queste aspettative sull'immediato? A breve vuol dire che 10 minuti fa eravamo davanti alla McLaren e più che davanti alla McLaren eravamo davanti a Senna. È una macchina tutta da sviluppare, avevamo dei problemi tutto il weekend, una macchina nuova che non conosciamo, messa sulla strada oggi, è il primo appuntamento importante, non l'ha mancato, e adesso ci dobbiamo lavorare ma con calma. Certo, un gran premio davanti a voi, il terzo della stagione, il primo per la B193. Ed ora è arrivato il momento di parlare del nostro sponsor Spyball, sempre così vicino al mondo del motore, perché qui da Donington vogliamo proprio salutare, in questo bailame che precede di poco il Gran Premio d'Europa, bene, vogliamo parlare di Spyball, che con il suo alarm test, ve lo ricordo, 1992, ha proprio testato, ha proprio collaudato i suoi sistemi d'allarme per auto nel mondo delle corse. Tra l'altro Spyball è un nome molto conosciuto in Inghilterra, perché Autotecnica esporta ben il 70% della sua produzione in tutti i paesi più importanti del mondo. Ultima puntata in compagnia di Spyball, ed allora ricordiamo i suoi sistemi innanzitutto d'allarme per auto Masterpiece e RF88, gestiti da quello strumento di alta tecnologia che già conoscete, il loro telecomando, sistemi altamente sofisticati ed affidabili. Ma poi passiamo anche al sistema di allarme per moto, perché Spyball è leader in questo settore, ma è stata anche la prima azienda a creare, a produrre e commercializzare un sistema d'allarme per moto, per il vostro ciclomotore, per la vostra moto, massima protezione, tenendo conto anche del sistema inedito di antispostamento che controlla anche questo tentativo di furto. E ricordiamoci che è l'ultima puntata, ma ci ha seguito nelle ultime 10 puntate di Grand Prix Spyball, quindi un arrivederci al prossimo ritorno di questo nostro sponsor così simpatico.
quella che abbiamo appena visto qui da Donington è una telepromozione. È da tempo che stiamo cercando di sensibilizzarvi, voi telespettatori, su questo problema molto grave per una televisione commerciale come la nostra, perché la stampa ha forse presentato in modo erroneo questo concetto delle nuove telepromozioni. Vi ricordo che la proposta di regolamento che è stata presentata sui giornali sembra in realtà rendere regolari e accettabili le telepromozioni. In realtà il risultato è ben diverso, perché vi ricordo, voi sapete che le telepromozioni sono come quella che abbiamo appena vissuto, la presentazione di un nuovo prodotto, le loro caratteristiche e consigli per comprarlo, utilizzarlo, di premi e concorsi che vi coinvolgono direttamente e che vi fanno diventare protagonisti anche vincendo appunto premi legati alla telepromozione. Bene, ogni telepromozione dura un certo numero di minuti, questo è un fatto molto importante, e in base alla proposta di regolamento, se questa venisse accettata, per poterle ancora fare dovremmo togliere tanti spot quanto è durato il tempo della telepromozione. Che cosa significa? Che la rende impraticabile, perché non possiamo permetterci come televisione commerciale di perdere questo aspetto di introito pubblicitario. Gli unici elementi su cui si basa la nostra attività è proprio l'entrata come televisione commerciale di introiti originati da spot e telepromozioni. E sapete tra l'altro quante persone stanno alle spalle in redazione sportiva di questa nostra attività, di questo programma che state vedendo? Bene, ben 300. Se passasse questa proposta di regolamento, se diventasse legge, molti di loro resteranno a casa senza lavoro e oltretutto non potrete più vedere dei programmi come quello di Grand Prix. Bene, se ci volete dare una mano, mi raccomando, per favore, mandateci una cartolina, un telegramma, una lettera, scrivendo vietato vietare, vietato vietare, ufficio opinioni RTI, casella postale 3666 Segrate, Milano. Bene, grazie di quello che avete ascoltato, aiutateci, e d'altra parte Grand Prix prosegue, fra un attimo entreremo nel mondo del motomondiale. Spyball, sicurezza e affidabilità nei sistemi d'allarme per auto e moto. Pirelli, se vuoi guidare, guida davvero. Il motomondiale 93 è già entrato nel vivo, tra poco a Grand Prix. Una presentazione Planet Reebok. Sei sposato? No, perché? Neanche la mia mamma è sposata. Accidenti, ma guarda qui quanta bella roba. Dove crede che avesse preso quei libri? Nell'immondizia. Dove? Nell'immondizia, ok? Mi ha detto di averli trovati nell'immondizia. Certo. Allora che ne pensi di Joe? Non mi sono mai piaciute le donne con le labbra sottili e un brutto carattere come il suo. Una prima visione TV con Richard Dreyfuss e Susan Sarandon. Cercasi papà. Domani sera, 20:30, Italia 1. Il costo del denaro, dopo essere salito alle stelle, sembra proprio non volerne più sapere di rimettere i piedi per terra. Un problema per tutti, compreso chi proprio in questo momento ha la necessità di un'auto nuova e non ha i mezzi per acquistarla. Fiat l'ha risolto, riportando il costo del denaro a zero, con un finanziamento fino a 18 milioni in 2 anni a interessi zero, per Uno, Tipo, Tempra e Croma. Interessi zero. Interessante, vero? Il denaro costa caro? Fiat lo riporta a zero. Chiedi il massimo alla tua automobile. Chiedi Castrol al tuo meccanico. Castrol, l'olio che si vede. Quando vuoi una nuova carica, mordi Winner! Noccioline, mu, gelato, cioccolato, la fresca barra ripiena d'energia. Winner Agita, l'energia, mordila fredda. Quanto costa vedere 19 ore al giorno di sport, più di 2000 ore di diretta all'anno, seguire in esclusiva tennis, box, motomondiale, calcio internazionale, pallavolo, sport americani? Costa solo 1200 lire al giorno l'abbonamento a Telepiù e ricevi a casa lo sport di Telepiù 2 e 24 ore di cinema su Telepiù 1. Abbonati nei negozi di TV e Hi-Fi che espongono il nostro marchio o telefonando allo 02 70 13. Fire.
niente assicurazione. Non è un lavoro sicuro. Non abbiamo pensione. Detesto lavorare in banca. Io pure. Brian e Charlie sono due normali gangster, due lavoratori indefessi. Tu sai cosa dovremmo fare? Rubare quei soldi e filarcela. E adesso hanno bisogno di un miracolo. E voi come vi chiamate? Suora Inviolata dell'Immacolata Concezione. E tu? Suora Eufemia delle Cinque Ferite. Cinque Ferite? Suore in fuga. Prossimamente su Italia 1. Che il Gran Premio in Malesia fosse partito nella luce sbagliata è stato evidente fin da subito. 250, luce verde anziché rossa, e quando splende il rosso se ne vanno via tutti come ubriachi. Tutto da rifare. E la pista diventa un'officina all'aperto, è inevitabile intervenire sulle moto e sulle frizioni che rischiano l'arrostita, mentre i piloti tentano di ripararsi all'ombra dei box. Per i meccanici, due giorni di prove ufficiali sotto un sole cocente non sono stati abbastanza. C'è ancora da soffrire. Ma il peggio deve ancora arrivare. Ecco, secondo Via, le immagini a nostra disposizione sono poco chiare, la prospettiva non è quella giusta, ma la sensazione è che al verde almeno la metà dei piloti sia già in movimento. Al replay, dilatando a 5 secondi l'intervallo tra rosso e verde, si può notare che chi ha anticipato i tempi poi ha frenato pagando subito l'errore. Reggiani mi ha detto che sono un idiota, e ha ragione, perché io l'ho obbligato a stare attento al verde. Si è visto passare 6 piloti e quelli in prima fila sono pariti un secondo prima. È una gara questa? No. Allora, facciamo le cose ben fatte e non gareggiamo più. Una gara poco regolare, questo è certo. Guardate dove è finito Kosinski, numero 19, che scattava dalla seconda fila, o come siano stati penalizzati Reggiani e Ruggià, sacrificando così ogni ambizione dell'Aprilia. Aoki ed Arada non hanno certo demeritato il podio, ma... Non si possono fare le gare in questo modo. Partenze di questo genere non esistono. O si stanno i regolamenti o si penalizzano le persone, se no non si fanno gare. La gente spende dei miliardi, le aziende, i piloti rischiano la vita. Non si può gareggiare in questo modo. Se le partenze c'è gente che parte un secondo prima, vanno penalizzati. Perché se facciamo così in Giappone, ognuno fa quello che vuole, e questa è una gara di clown, una buffonata, non è una gara di moto. A Capirossi rischiare tanto non è servito a nulla, la festa non è durata. È sincero quando precisa di non essersi giovato dell'anticipo al Via, ma non basta. Io non sono partito benissimo, sono partito abbastanza male, ho dovuto recuperare, quindi è stata abbastanza difficile per me la gara, ho dovuto forzare abbastanza all'inizio, quindi è così. Ma chi sbaglia deve pagare, ha ragione Pernat, come ha pagato Bamer, lo starter ufficiale, per l'incidente di Cadalora. Tanta paura ed altrettanta fortuna, nessuno si è fatto veramente male, nonostante la drammaticità delle immagini, il pilota investitore esanime a terra e il meccanico in queste condizioni. La moto non è partita subito al Via del giro di ricognizione, qualcuno da dietro è arrivato, ha urtato la moto, ha urtato il meccanico che mi stava spingendo. Io, per fortuna, il muscolo era contratto nel momento dell'impatto e ha subito un po' il muscolo, però ha salvato le ossa della gamba. Povero McWilliams, impossibile però nel caos prendersela con il grande tamponatore di Shah Alam. Godetevi le immagini della cagiva nelle mani di Doug Chandler. È la migliore cagiva che abbiate mai visto, una cagiva che lotta alla pari con i migliori. E per la prima volta questo accade subito all'inizio di stagione. I got some wine.
sì, questa è una cagiva da podio. E la caduta nelle prove in Malesia ha spezzato, purtroppo, ma temporaneamente, l'incantesimo. Un errore di Chandler? L'acceleratore, come sembra, bloccato a piena apertura? Dubbio. Quello che è certo è che il californiano ha rischiato tantissimo. Ma nonostante tutto, guarda la prossima prova con un certo ottimismo. Fortunatamente abbiamo un po' di tempo per prepararci al Gran Premio del Giappone e ho avuto anche fortuna a non farmi troppo male alla mano. È molto gonfia, ma se riuscirò a recuperare la funzionalità necessaria, credo di poter essere al 100% della forma come in Australia. La Honda resta sulla carta la migliore 500, ma Doohan è lontano dalla forma, BT non è per il momento abbastanza bravo, anche se ci sa fare con le ragazze, e Crivillier ha il brutto vizio di mettere la moto troppo spesso orizzontale. Quando il vice campione del mondo tornerà a guidare forte, non come ora, allora saranno dolori per tutti. Ma per il momento ne approfittano gli avversari. René, che non ha perso la fiducia nelle possibilità di una Yamaha un po' in crisi di telaio e di sospensioni. E Schwanz, che finalmente dispone di una Suzuki guidabile. BT invece no, non è ancora pronto. La verità è che ci vuole fegato per stare alle calcagna di uno tenace come Rainey. E Kevin Schwanz, nonostante sia ancora facile alle cattive partenze, è l'unico al momento capace di reggere il passo. Una vittoria a Rainey ed una a Schwanz. E il titolo mondiale, anche se è presto per dirlo, sembra già una faccenda riservata ai due. Ci siamo dati parecchio da fare e fino a 15 giorni dall'inizio del mondiale non eravamo particolarmente soddisfatti, ma poi ci siamo impegnati ancora di più e alla fine la moto è molto migliorata. Adesso come sarà un duello tra te e Kevin Schwanz? È presto per dirlo, potrebbe essere così, però anche Bitti potrebbe diventare un osso duro. Chandler si è infortunato, Doohan è lontano dalla forma ideale, ma c'è anche Luca. Se fosse stato più fortunato al via avrebbe anche potuto fare una bella corsa. Già, cada l'ora. Quali chance in 500 per il nostro campione? Roberts afferma che Luca è già pronto per puntare ai gradini del podio. Lui non è così ottimista, anche se con un pizzico di sfortuna in meno avrebbe già colto in Malesia un risultato brillante. Lo vedremo in Giappone, una pista che gli piace. Spyball. Sicurezza e affidabilità nei sistemi d'allarme per auto e moto. Pirelli, se vuoi guidare, guida davvero. Tra poco a Grand Prix, Alfa Romeo batte Mercedes nel campionato tedesco turismo. Una presentazione Cadillac, la nuova generazione delle auto americane. A Beverly Hills è piombato lo strizzacervelli. Lei è il dottor Bird? Sì, dottore. Non mi sembri affatto un dottore. Tutti i disturbi e disfunzioni sessuali sull'autobus numero 1, infomani? Finalmente ho trovato un posto dove mi trovo bene come al manicomio. Beverly Hills. Dan Aykroyd. Walter Matthau. Lo strizzacervelli. Questa sera alle 20:30 su Italia 1. Lenor presenta... Nuovo Lenor Ultra, l'ultra morbidezza che ti fa risparmiare. Così tanta morbidezza in una bottiglia così piccola. Basta solo un tappino di Lenor Ultra per darti una morbidezza straordinaria. Ascolta che differenza in morbidezza. E poi Lenor Ultra, sorpresa, sorpresa, dura il 33% in più di prima. Così risparmio. Nuovo Lenor Ultra, ultra la morbidezza, ultra il risparmio. Chiedi il massimo alla tua automobile. Chiedi Castrol al tuo meccanico. Castrol, l'olio che si vede. Quando ho finito di correre, ho ancora voglia di guidare.
piace farlo nel piano comfort e in tutta sicurezza. Ma non da solo. Nuova gamma Alfa 155. Guidare il comfort. Anche il garante ha riconosciuto che le telepromozioni sono una pubblicità evidente, diversa dagli spot, legittima, conforme alla normativa europea. Questa è la risposta alla campagna di disinformazione orchestrata dalla grande stampa. Ma la proposta di regolamento, parificando il tempo delle telepromozioni a quello degli spot, vieta di fatto ciò che ha riconosciuto legittimo. Fu così che un bel giorno toccò a padre Maurizio di trovarsi dinanzi a uno strano tizio. Rideva, saltava, correva, volava. Sono il diavolo, diceva. Strano diavolo, pensava. Corre sotto le gonne ma non conosce le donne. Quel suo modo di fare ti farà impazzire. Beh, non c'è niente da dire. Per il nostro Maurizio quel fu proprio un supplizio. Ah, un momento. Voglio darvi una dritta. Quel buffo individuo si chiamava Giuditta. Il piccolo diavolo. Martedì alle 20.30 su Rete 4. Chi ben comincia è a metà dell'opera, dice il proverbio. E meglio di così, l'Alfa Romeo non poteva iniziare la sua avventura nel campionato tedesco turismo. Nella Tana del Lupo, che da queste parti si chiama Mercedes, Nicola Larini e i suoi compagni di marca hanno colpito e affondato la carrozzata contraddistinta dalla stella a tre punte. Sulla pista di Zolder, in Belgio, teatro del primo dei due appuntamenti oltre confine della serie tedesca, le berline del Biscione sono letteralmente volate, manifestando una netta superiorità nei confronti della Mercedes 190, dominatrice assoluta fino alla scorsa stagione. Dalle parti di Stoccarda non si aspettavano certo che le nuove 155 a 6 cilindri si sarebbero accontentate del ruolo di damigelle d'onore, ma d'altra parte nemmeno che avrebbero sottoposto gli idoli di casa ad una così bruciante umiliazione. 65.000 spettatori hanno assistito allo spettacolo messo in scena da Nicola Larini, autore della pole position e vincitore di entrambe le manche, da Alessandro Nannini, che dopo il ritiro nella prima manche, nella seconda rimontato dalla tredicesima fila dello schieramento al terzo posto finale, senza dimenticare Christian Danner, portacolori del team Schubert, che nonostante i problemi accusati in prova ha centrato due secondi posti sulla scia di Larini. L'unica nota stonata del coro Alfa Romeo arriva da Giorgio Francia, incappato in una domenica decisamente sfortunata. Un weekend che per la Mercedes è totalmente da dimenticare. Il migliore dei piloti dell'AMG è stato Roland Asch, terzo nella graduatoria assoluta, davanti al connazionale Van Hommen, sempre al volante della 190 Evoluzione 2 affidata al team Zakspeed. Quinto Klaus Ludwig. Il campione in carica della serie tedesca precede Alex Nannini, che senza ritiro nella prima manche avrebbe potuto dire la sua per la vittoria finale. Si è aperto tra le polemiche il campionato mondiale di motocross riservato alla classe 125. Su una pista, quella di Laveno Mombello, ai limiti dell'impraticabilità per le avverse condizioni meteorologiche, i concorrenti hanno potuto disputare solo due delle tre manche in programma. La prima è stata vinta dallo svedese Carlsson, la seconda dall'olandese Pedro Tragter, che si è portato subito in testa alla classifica generale in condominio con il 17enne francese Michael Pichon. Cattive notizie per i piloti italiani. Andrea Bartolini è caduto all'ultimo giro della manche di qualificazione, mentre era in lotta per la prima posizione che gli avrebbe garantito la pole position in gara. Nonostante la lussazione della spalla, il pilota della Honda si è schierato al via della prima prova, prendendo addirittura il comando delle operazioni. Un'impresa ammirevole, terminata nell'arco di pochi giri, quando la spalla di Bartolini usciva nuovamente dalla sua sede. Lo scorso fine settimana, un incidente aereo nei pressi della cittadina di Blountville, nel Tennessee, è costato la vita ad Alan Kulwicki, il campione in carica della NASCAR, la serie riservata alle stock cars che negli Stati Uniti non teme rivali in termini di popolarità presso il grande pubblico degli appassionati.
Insieme a Kulwicki sono decedute anche le altre tre persone che si trovavano a bordo del jet privato che si è schiantato al suolo poco prima di iniziare la discesa su Bristol, dove Alan avrebbe dovuto correre la sesta prova del campionato. Nato a Milwaukee 37 anni or sono, Kulwicki si era assicurato il titolo 92 riuscendo solo all'ultima prova in calendario ad avere ragione della concorrenza di Bill Elliott e Davy Allison nello sprint finale più appassionante della storia delle stock cars. La carriera sportiva aveva permesso al campione del Wisconsin di mettersi alle spalle i ricordi di un'infanzia tormentata. Alle prime affermazioni nelle gare locali avevano fatto seguito il debutto nel campionato NASCAR, la prima vittoria a Phoenix nell'88 ed infine il titolo nazionale, conquistato al volante di una Ford Thunderbird nelle duplici vesti di pilota e proprietario. Un particolare che aveva aggiunto prestigio e valore ad un'impresa già di per sé leggendaria per un pilota considerato ancora poco esperto per lottare ad armi pari con i veterani del campionato stock. È scattato domenica scorsa a Rapallo il Mediterraneo Offshore 1993, nuova denominazione del campionato italiano di specialità. In Liguria erano di scena i protagonisti della classe 1, che hanno dato vita ad una gara particolarmente combattuta. Subito dopo la partenza era l'Eberhard di Rampezzotti Luglio a prendere il comando delle operazioni, tallonato dal GS di Norberto Ferretti e Steve Curtis. Questi ultimi rompevano gli indugi alla terza tornata, passando in testa e andando praticamente indisturbati a cogliere la vittoria nella prima gara della stagione. Alle loro spalle concludeva così l'Eberhard, seguito dal Bindi di Arnaboldi e Missoni, dal Bilboa di Guarracino e De Riso e dal Charter and Charter di D'Agostino e Bertolucci. Sfortunato rientro per Adriano Panatta. Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis è stato infatti costretto al ritiro alle prime battute della competizione per la rottura di un tubo di scarico della sua imbarcazione. Alessandro Battaglin, al volante della Lancia Delta HF, ha vinto l'ottava edizione del Rally Città di Torino, prova inaugurale del campionato italiano promozione Kenwood. Il successo del pilota vicentino è arrivato al termine di una gara particolarmente combattuta e selettiva. Basti pensare che dei 123 equipaggi iscritti, soltanto 63 sono riusciti a raggiungere il traguardo. Particolarmente sfortunato Romeo Deila, tradito dalla sua Delta dopo aver dominato la prima parte della gara. A favorire il successo di Battaglin sono state anche le penalizzazioni inflitte alla Sierra di Della Pozza, in ritardo ad un controllo orario, e alla Delta di Gazzola, per cambio gomme in zona vietata. I due occupavano il secondo e il terzo posto in classifica e dopo l'abbandono di Deila erano seri candidati per la vittoria, un motivo che ha spinto entrambi a sporgere reclamo, reclamo che la giuria ha però respinto. La piazza d'onore è così andata all'equipaggio Frasson-Vittadello, mentre sul gradino più basso del podio sono saliti Romano e Pontoni. TT600, da 10 anni ormai questa moto è un classico, non soltanto per Yamaha, ma anche per tutti gli appassionati del fuoristrada. Monocilindrica a quattro tempi per l'enduro autentico, quello vero. Ebbene, dopo 10 anni è l'importatore italiano, la Belgarda, che in sintonia con la casa madre giapponese propone la nuova edizione 93. Nuova nella ciclistica, nel motore e nel look. E per il mondo del fuoristrada è un grande evento. You were so brutal. You turned the heat on in the afternoon. Il motore della nuova TT è classico Yamaha 595 centimetri cubi, 4 valvole, raffreddato ad aria, alleggerito, migliorato nella respirazione e nello scarico, potenziato e soprattutto dotato dell'impianto elettrico a 12 volt, importante per montare un faro più potente per la marcia notturna. È un motore dotato di grande coppia, cambio a 5 marce, rapportato per raggiungere velocità considerevoli, 160 orari il valore di punta. Naturalmente l'avviamento è a pedale, il motorino elettrico pesa e la TT vuole essere leggera, 135 kg a secco. La
La TT 600 nasce dalla passione, perché a casa dell'importatore italiano della Yamaha anche i capi vanno in moto, e questo è importante. Si vuole dare agli appassionati del fuoristrada vero soddisfazioni autentiche. Guardate le sospensioni. Davanti forcella Kayaba, steli rovesciati da 43 mm e regolabile. Dietro al forcellone d'alluminio Delta Box splendido, è abbinato un Ohlins pluriregolabile e con serbatoio separato. È il massimo. Eh sì, la forcella viene direttamente dal cross con ampia escursione, 310 mm per la ruota anteriore, 270 per quella posteriore. Il telaio d'acciaio ad alta resistenza è a culla aperta, tipico di tutte le enduro Yamaha. Ruote da 21 pollici davanti e 18 dietro, con impianto frenante a due dischi, davanti impianto Brembo, con pinza a doppio pistoncino, e dietro Nissin. Il serbatoio da 12 litri, le fiancate e i parafanghi sono in resistente materiale plastico. La posizione di guida è correttissima e avanzata, perché è proprio l'appoggio della ruota davanti che qualifica una moto nel fuoristrada. Grande moto la nuova TT 600 Yamaha, divertente ed efficace, con le sospensioni capaci di assorbire anche i colpi più duri, l'ottima posizione in sella, la guida intuitiva e rapida, e poi, importante, 3 anni di garanzia e agevolazioni all'acquisto con lo Yamaha Credit System. I concessionari vi diranno di più, io vi dico soltanto il casco in testa ben allacciato, luci accese anche sott'acqua, e prudenza sempre. Spyball, sicurezza e affidabilità nei sistemi d'allarme per auto e moto. Pirelli, se vuoi guidare, guida davvero. Ayrton Senna e la McLaren cercano il bis a Donington, tra poco a Grand Prix. Un programma in collaborazione con Stacar Computer, Radio Marelli, lo stile italiano. Terza gravidanza per la Gitte Nielsen. Ah, sì. E allora? Non si sa il padre, ma voci molto insistenti, sì, e qualificate dicono ma bensì, una volta arrivati ad Algeri e ci sono la traversata della Manica. Della Manica? Algeri? Alemao, mi sembra che hai sedere a mandolino. Capolavoro, attenzione, silenzio. Mai dire gol. Domani sera alle 22.30 su Italia 1. Con una zolla, guardatelo. Picchia su prato. Noi, ogni venerdì in edicola. Grasso. Erba. Catrame. Pennarelli. Resina. Lucido. Olio. Pesce, colla, inchiostro, ci sono almeno 10 sporchi motivi per tenere sempre a portata di mano Fast Orange. Dalle scorze di agrumi, Fast Orange, la crema lavamani tutta naturale che leva ogni tipo di sporco, ogni tipo di odore, profondamente, delicatamente. Da oggi, Fast Orange, viva la gente, con le mani pulite. Finché ci sarà qualcuno libero di scegliere, ci sarà una Golf. Chiedi il massimo alla tua automobile. Chiedi Castrol al tuo meccanico. Castrol, l'olio che si vede. Anche il Garante ha riconosciuto che le telepromozioni sono una pubblicità evidente, diversa dagli spot, legittima, conforme alla normativa europea. Questa è la risposta alla campagna di disinformazione orchestrata dalla grande stampa.
ma la proposta di regolamento, parificando il tempo delle telepromozioni a quello degli spot, vieta di fatto ciò che ha riconosciuto legittimo. In occasione del Gran Premio di Donington, Ron Dennis ha voluto fare il punto per quanto riguarda il momento attuale del team e dalla sua bocca sono uscite cose molto interessanti. Qual è la situazione per quanto riguarda la Ford e il motore, che sembra il problema maggiore della McLaren? Relationship with Ford is excellent. I nostri rapporti con la casa madre americana sono eccellenti. È grazie a loro che abbiamo ottenuto il motore Cosworth, perché senza la loro autorizzazione non sarebbe stato possibile l'accordo. Non si è trattato di un'operazione facile, perché il fatto che loro avessero già un contratto con la Benetton è stato un ostacolo. Attualmente non abbiamo il miglior motore che la Cosworth è in grado di fornire. Il nostro è una via di mezzo tra quello della Lotus e quello della Benetton, dal punto di vista tecnico. Ma la situazione cambierà, sicuramente dal Gran Premio d'Inghilterra a metà stagione. Io spero anche prima, ma posso capire la posizione intransigente che la Benetton sta adottando nei nostri confronti, sfruttando tutti i vantaggi di un motore più evoluto. Tutto ciò è frustrante per una casa come la Ford, perché loro vorrebbero vedere il loro motore ottenere buoni risultati, ma, come ripeto, capisco l'atteggiamento della Benetton. Con Ayrton Senna penserà di fare tutta la stagione con un contratto gara per gara? Sì, sia io che Ayrton siamo molto tranquilli. Il nostro rapporto riflette unicamente le difficoltà economiche di questo momento. Lui vorrebbe avere a disposizione il miglior materiale possibile e noi purtroppo non siamo in grado per il momento di fornirglielo, per cui facciamo un gradino per volta. Qual è il futuro della McLaren per questa stagione con i vari problemi legati ad Andretti, Senna e al motore? Credo che abbiamo già dimostrato di avere costruito un ottimo monoposto per questo campionato. Ritengo che abbiamo tappato la bocca a quelle persone che avevano avanzato dei dubbi sul nostro livello tecnico. Sono sicuro che saremo in grado di ottenere ancora ottimi risultati, anche se è presto per dire se questi risultati potranno permetterci di conquistare il mondiale. Sappiamo che la Renault ha un vantaggio enorme per quanto riguarda la potenza, ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio in ogni gara. Facciamo di tutto per migliorare la nostra monoposto ed il motore, in modo da offrire al pubblico di tutto il mondo e anche in Italia delle corse interessanti. The rest of Europe and Italy, some good, enjoyable motor racing. E siamo alle battute finali di questa puntata di Gran Premio, in totale atmosfera del Gran Premio d'Europa Donington. Sentite voci di autoparlanti, rumori di macchine che si stanno preparando al via di questa terza prova mondiale. Mi è arrivato anche il momento del nostro appuntamento, quello che attendete con Pirelli. Un momento particolarmente atteso da voi, da tutti coloro che amano guidare davvero e di conseguenza vogliono guidare in totale sicurezza. La sicurezza, un argomento di cui, lo sapete, io sono particolarmente competente, data la mia esperienza nel mondo della guida sicura. Ma adesso tutti in pista, non con scopi agonistici, ma per prestazioni, affidabilità e sicurezza con Pirelli. Perché grinta, dinamismo e personalità sono le doti vincenti di P200 Crono, il nuovo pneumatico che regala anche alle vetture come la nostra Alfa Romeo 33 Sportwagon eccellenti prestazioni sportive. Veloce in curva, stabile sui rettilinei, ottimo sul bagnato, aggressivo ma elegante. Il P200 Crono esalta il piacere di guidare con passione. Perché con Pirelli chi vuole guidare, guida davvero, lo sapete bene. Ma vi ricordo che da aprile a giugno si può giocare e vincere in sicurezza con Golden Game, il grande concorso che premia chi cambia le gomme e naturalmente sceglie Pirelli. Ma adesso è il momento di lasciare la parola a Roberta Capua, che ci deve spiegare come si gioca, come si vince e soprattutto vi interessa che cosa si vince. Poi subito dopo saluti finali e gli appuntamenti del dopo Grand Prix. Grazie Andrea. Anche dal gommista che vedremo insieme oggi ho giocato e vinto in sicurezza con Golden Game Pirelli.
Appena entrata, noto subito il materiale che presenta il concorso Golden Game Pirelli. Il gommista si affretta a spiegarmi che scegliendo pneumatici Pirelli posso partecipare al concorso Golden Game e vincere migliaia di premi. Visto che cambiando quattro gomme i premi sono ancora più belli, chiedo il cambio del treno di gomme aggiungendo: chissà se sarò fortunata. Il gommista mi dà la cassetta gioco corrispondente al mio acquisto e mi suggerisce di partecipare anche all'estrazione dell'Alfa 164 e delle 3Y10 in palio, utilizzando la parte della cartolina contenuta nella stessa cassetta. Inserisco allora la mia cassetta e ascolto l'annuncio. Con Golden Game Pirelli, oggi lei ha vinto anche un bellissimo premio, contrassegnato dalla sigla V3. Una radio portatile Philips. Grazie Pirelli. Ed allora saluti a Roberta Capua e da Pirelli, ma è arrivato il momento di darci appuntamento fra mezz'ora. Mi raccomando, comincerà il collegamento con Donington in diretta con gli appuntamenti di pre-gara con Oscar Orefici e i suoi ospiti, poi subito dopo in attesa della luce verde del via di questo Gran Premio d'Europa, questa terza esaltante prova del campionato del mondo. Noi come Gran Prix ci risentiremo domenica prossima alle nostre tradizionali ore 13, quindi tutti qui in attesa fra mezz'ora di nuovo insieme in diretta da Donington. Gran Prix in collaborazione con Spyball, sicurezza e affidabilità nei sistemi d'allarme per auto e moto. Pirelli, che ti invita a giocare e vincere in sicurezza con Golden Game. Pirelli, se vuoi guidare, guida davvero.